Bella ragazzi, qua ZV, bentornati sul mio canale. Starete vedendo una videocamera diversa perché questa sarà la nostra nuovissima videocamera. Ho speso tanto per questa macchina, è una Panasonic Lumix GH5. Vi lascio il mio link affiliato su Amazon, così che magari se qualcuno di voi volesse appunto comprarla, il prezzo non cambia, però Amazon mi darà, diciamo, una percentuale per chi appunto dovesse comprare questa macchinetta con il mio link, che vi ricordo vi lascio in descrizione. Comunque fatemi sapere se la qualità appunto vi sembra migliorata anche a voi. Secondo me un sacco. Cioè ragazzi, vi faccio vedere questa cosa, guardate. Io adesso faccio lo zoom, cioè guardate, mi mette a fuoco anche tipo le caccole del naso. È un qualcosa veramente di fantastico. E tra l'altro ho anche il nuovo microfono con questa macchinetta, quindi dovrei aver sistemato anche i vari problemi del microfono. Detto ciò, quest'oggi siamo qua perché cosa andremo a fare? Vi ricordate la nostra carriera con il Macclesfield? Beh, ci manca ragazzi, ci manca perché ha fatto la storia quella serie. E molti di voi mi avete appunto scritto: ma ZV, ma che fine ha fatto il Macclesfield? Che fine ha fatto? Io ve l'avevo promesso ragazzi, a 10.000 mi piace vi avevo fatto questa promessa, che avrei giocato la Champions League con questa squadra. Tutta la Champions League, ovviamente non i gironi, ma ottavi, ipotetici quarti, ipotetica semifinale e ipotetica finale. Quindi ragazzi, questa è la nostra squadra da 1 miliardo, con Turner 99, il regen di Cristiano Ronaldo 92, Greenwood 93, Vinicius Junior 95, Thomas 91, Angel Gomez 92, Ferguson 90, Lenglet 91, De Ligt 93, Hill è diventato 97 in tutto questo, White 89, poi abbiamo anche il regen di Messi in panchina con 89, Almada 90, abbiamo un sacco di giocatori fortissimi, quindi Bergwijn 87. Quindi ragazzi dai, vi faccio vedere subito anche chi abbiamo beccato, perché cioè proprio sfigatissimi. Abbiamo beccato il Piemonte Calcio agli ottavi, mentre invece alla fase a gironi siamo arrivati secondi, perché comunque io ho simulato la fase a gironi, ho detto vabbè, l'importante è qualificarsi, e siamo appunto arrivati secondi dietro il Leverkusen. Altrimenti vabbè, il Leverkusen è stato sfigatissimo perché ha beccato il Real Madrid, quindi o Real Madrid o Piemonte Calcio a noi poco ci importa, perché tanto siamo in teoria la squadra più forte di tutta la competizione. E io ragazzi voglio mandarvi adesso questa sfida, mi faccio l'auto zoom, tanto ora posso. Se questo video dovesse arrivare a 10.000 mi piace, io vi porto la nuovissima serie, che non sarà da 1 milione a 1 miliardo, ma vi faccio un piccolo spoiler: quelli che mi seguono su Instagram già questo spoiler lo hanno avuto. La serie si chiamerà Dalla Primavera al Pallone d'Oro e sarà, come avete capito, con il giocatore singolo. Quindi ragazzi, mi raccomando, 10.000 mi piace e commentate sotto questo video in quale squadra vorreste iniziare quella carriera. Comunque dai, partita in casa contro il Piemonte Calcio. Io devo ancora abituarmi con questa nuova videocamera, devo guardare bene qui. Niente, Macclesfield, Piemonte Calcio, come vi stavo dicendo. Ok, mi sono messo anche questa maglietta azzurrina simile a quella del nostro Macclesfield. La squadra ovviamente è in forma. E ovviamente ragazzi giochiamo ad Ultimate, che è la difficoltà appunto più difficile. Si riscaldano i nostri giocatori, è tutto pronto per Macclesfield, Piemonte Calcio. La prima è da noi in casa. E tra l'altro guardate che cavolo c'ho qua sotto, la maglia della Juve. Ma fa niente ragazzi, vi ricordo che se vorreste delle magliette trovate il link qua sotto in descrizione. Tutto pronto, ci siamo. Prima partita di Champions League di questo episodione. Pallone a noi, partiti. Cerchiamo di vincere ragazzi questa Champions League, perché abbiamo la squadra tipo la mia squadra mai esistita, secondo me. Perlomeno io non ho mai avuto una squadra così forte ragazzi. Cristiano Ronaldo non lo hanno più ovviamente, perché abbiamo noi il suo regen, ma hanno Cutrone con la 10, Caramò. Angel Gomez, intanto io voglio il gol del regen di Cristiano Ronaldo al Piemonte Calcio. Intanto il pallone dentro per Angel Gomez, che controlla Angel Gomez, subito l'1-0 del nostro Macclesfield con l'ex Manchester United. Che sventola ragazzi! Guardate qua l'assist del nostro CR7 Junior e poi Angel Gomez. Ragazzi, ce l'ho da tantissimo tempo ormai, i miei giocatori si conoscono. 1-0 subito il nostro Macclesfield. Partiamo così raga, partiamo subito cattivi. Poi adesso farà strano, cercherò di non inquadrare lo stemma, ma sto morendo di caldo, quindi dovrò
mettermi la magliettina qua della Juve. Vediamo un po' il nostro Turner 99 contro la Porte. Vai Turner, guardate, attenzione, Turner 99, possiamo fare il gol della merda. Il pallone dentro per Greenwood. 2-0 al 18esimo. Ci siamo ragazzi, ci siamo e come. Occhio, Caramo, palo. Oddio, il palo del Piemonte Calcio con Caramo, l'ex giocatore del Parma e dell'Inter, che evidentemente ha fatto una crescita disumana. Chiudiamola, chiudiamola. Silva Duarte, guardate come sbaglia la difesa del Piemonte Calcio. Silva Duarte! Facciamo che non lo facciamo esultare, perché in onore al padre, perché lui è il figlio, è Ceresette Junior, quindi in onore al padre non esulto. Mezz'ora di gioco, 3-0 contro il Piemonte Calcio. Vediamo se facciamo il quarto nel primo tempo con Ferguson dentro per Angel Gomez. No! Pensavo fosse gol. Dai, raga. Alfie Turner, palla al piede. Madonna mia. Alfie Turner, c'aveva anche le 5 stelle, se non ricordo male. Bah, mamma mia. Oltre che forti, siamo pure sculatissimi, ragazzi. Ve lo faccio rivedere questo gol. Greenwood. Ok, che ha 93, avrà tipo 99 di precisione colpi di testa, ma guardate che culo. Deviazione del numero 6 del Piemonte Calcio. Tra l'altro tipo la deviata di mano e pallone appunto che carambola in porta. 4-0 doppietta di Greenwood. Non c'è storia. Ancora Greenwood per la tripletta. Madonna mia però, la difesa del Piemonte Calcio è più bucata di uno scolapasta, veramente raga. Perché, cioè, Greenwood, guardate qui come ha recuperato il pallone con questo erroraccio. Sto giocando ad Ultimate. Cioè, magari qualcuno di voi potrà anche non crederci, ma non avrebbe senso. Sto giocando veramente ad Ultimate. A sto punto, sul 5-0, io la prossima partita la simulo, raga. Cioè, ci vediamo direttamente quarti, perché che senso ha? Guarda che qua mi fanno il gol della bandiera con Correa. 5-0, 5-1, vabbè, cambia poco. Oh, è vero che c'ho anche Pippo Franco, che è il regen di Messi. Vabbè, dai, la prossima allora la simulo al ritorno, regà, perché comunque ve l'ho già detto. Il, vediamo se riesce a fare il 6. A pallone ancora nostro con Vinicius. Vediamo se riesco. Che cavolo, fammelo fare lo skill goal. Vabbè, ragazzi, adesso andremo a simulare. Ve lo faccio vedere quando simuliamo. Però comunque, partenza lampo. Quindi, ragazzi, dai, andiamo a simulare fuori casa con... No, chi si è infortunato? Non mi fate questi scherzi. Chi si è rotto? Tomas. Ma io lo sapevo, vabbè, mettiamo Almada che è a 90. Ah, pure Leird, madonna mia, simulo un attimo. Ragazzi, infortuni a mezzo mondo. Secondo me la paura di questa squadra è appunto che rimarremo tipo senza sostituti. Ho paura solo di questa cosa. Comunque dai, vi dicevo, simuliamo fuori casa contro il Piemonte. Vediamo quanto faremo fuori casa. 2-1, Turner. Quanto è forte questo giocatore, quanto è forte. Segna Rodrigo al 90esimo, il regen di Cristiano Ronaldo, Silva Duarte, sbaglia anche un rigore. Ma fa niente ragazzi, si vola ai quarti di finale. Ok raga, ai quarti di finale, cioè praticamente è un'escalation di squadre di Serie A. Siamo contro la Fiorentina, che appunto sono curioso di vedere chi abbia battuto. Allora, a parte che c'era anche il Milan, Fiorentina che ha annientato il Siviglia. Poi altre squadre interessanti, c'è la Roma che ha battuto il Bayern Monaco, il Leverkusen ha battuto il Real Madrid. Vabbè raga, cioè praticamente è proprio una Champions League strana. Quindi Liverpool Atletico, Roma Barça, Leverkusen Arsenal e Fiorentina Macclesfield. Comunque se c'è una cosa che il calcio mi ha insegnato è quello di non sottovalutare gli avversari. Quindi siamo fuori casa contro la Fiorentina e anzi sono curioso di andare a vedere la formazione dei Viola. Allora, formazione della Fiorentina, io conosco la Font, poi lì e basta. Gli altri veramente non li conosco ragazzi, magari fatemi sapere qualcosa voi nei commenti. Possiamo partire subito con Alfie Turner, dopo 3 minuti la finta contro Senesi. È imprendibile Turner, gli puoi mettere un giocatore 99, 1,60 per lui è uguale. Turner, l'elastico! Qui ho fatto troppo lo sborone, diciamo così. Però pallone riconquistato da Almada per Angel Gomez. Prova il tiro da fuori, pallone che rimane ancora lì. Angel Gomez! Subito 1-0 anche qui. Anche l'Artemio Franchi. Sì, così ragazzi. Rimpallo fortunato e poi l'ex Manchester non se lo fa dire due volte. Ha un tiro da fuori veramente impressionante. Occhio, Mateta, Lenglet e De Ligt. Che fate? Prima vera occasione contro di noi.
perché è riuscito a tirare questo attaccante della Fiorentina. Bravo il nostro White, anche qui in uscita, ma il pallone è ancora di Viola, sempre con questi qui. Guarda come giocano bene. Ve l'ho detto, la Fiorentina è molto più forte rispetto al Piemonte Calcio. Si riparte comunque con il secondo tempo, siamo ancora noi molto offensivi. Qui Turner viene fermato da Senesi. Mi sa che questa volta mi devo giocare anche il ritorno, perché è una Fiorentina che, come vi ho già detto ragazzi, sta giocando un bel calcio. Sì, così Alfie Turner, t'ho visto in mezzo Greenwood. Oddio la fonte, quanto avrà la fonte? Tipo 60.000. Occhio la Fiorentina. No, 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 no. Bravissimo White. Mamma mia raga, ma sta Fiorentina comunque, complimenti veramente. 88 sul cronometro. Ancora Fiorentina davanti. Eccolo, eccolo, pareggio della Viola. Doan, complimenti. Io veramente più che fare i complimenti a questa squadra non posso fare, perché ha fatto una partita strepitosa e adesso mi costringe a giocarla la partita di ritorno in casa nostra. Devo essere obiettivo, un pareggio che ci sta, meritato, perché noi sì, abbiamo fatto gol subito, però poi non abbiamo più creato tantissimo. Qui Alfie Turner ovviamente fa quello che vuole. Alfie Turner, attenzione, vediamo se riusciamo a portarla a casa. Anche questa, Greenwood, la traversa, pallone che rimane ancora lì, Vinicius, ancora lì, tira, sì, Almada, con il cronometro che dice 93-30, c'erano soltanto 2 minuti di recupero, quindi immagino i tifosi della Fiorentina quanto staranno bestemmiando in questo momento, ma sa di fatto ragazzi che siamo riusciti a vincere una partita difficilissima, un risultato importante per noi, arrivato con una carambola pazzesca, guardate, traversa di Greenwood, Vinicius Junior schiaccia, poi quel difensore lì la respinge male, arriva Almada con una botta così imprendibile per la fonte, che comunque ha fatto un sacco di parate importantissime, ci riesce a portare in vantaggio 2-1 Macclesfield e finisce la partita. Ci vediamo adesso al ritorno, perché è una bella Viola, eh. Allora, sono curioso, voglio vedere un attimino tipo questi qua della Fiorentina, tipo Di Mata 83 di overall, Diala non ce lo dice, Galeno 84, hanno Mariano, Mateta 85, vedete che ce l'ha i bei giocatori questa Fiorentina. Doan 84, Diop 83, Elidrissi penso che sia tipo il regen di Ribéry, non lo so. Lee ha 86, questo lo sapevo perché comunque è un ottimo giovane. 86 questo qua, Samaseku. Vediamo un pochino in difesa, sono curioso di vedere la fonte. Questo qua 84 e la fonte quant'è che hai? 88! Ecco perché non passa niente. Comunque dai, non perdiamo altro tempo, giochiamo la partita in casa di ritorno appunto contro la Fiorentina. Ci siamo in casa nostra, dove abbiamo dato una bella batosta all'altra squadra di Serie A, il Piemonte Calcio. Abbiamo visto che questa Fiorentina non scherza per niente. Ho fatto anche dei cambi, ho inserito Bergwijn al posto comunque di Greenwood. Speriamo, perché Bergwijn non giocava da un po'. Intanto attenzione, Turner, la finta, entra subito in aria, dentro per Vinicius. Ma perché colpisce male? Becca pure il palo. Io ho sempre questo vantaggio, Alfie Turner, che appena inizia la partita prende e va, cioè praticamente in automatico, noi partiamo con un Alfie Turner in aria. Capite? Questo è il vantaggio di avere un giocatore overall 99. Solo che poi sbagliano gli attaccanti. Qui attenzione, bravo l'inglese. Attenzione però alla mezz'ora di gioco, la Fiorentina con Mateta. Rincorso da De Ligt. Oddio, oddio, esci, esci White, no! Gol della Fiorentina, Mateta. Regà, adesso si fa veramente complicata questa scalata. Jean-Philippe Mateta. La mia difesa non è stata abbastanza veloce per questo attaccante. E adesso... Che cavolo fai, Vinicius? Non ci siamo, ragazzi. Dobbiamo stare tranquilli. Cavolo, tranquilli, dai. Fatti vedere. Dai, Franco, per Alfie Turner. Alfie Turner, più veloce di tutti. Dai, Alfie Turner, non te lo sbagliare. Alfie Turner, la finta su. La fonte, il palo. No. Finisce così. Cioè, noi riusciamo a passare... Grazie al gol di Almada nei minuti finali della scorsa partita, perché l'abbiamo persa in casa. Cioè, vi rendete conto, questa Fiorentina ci ha fatto il culo così. Meno male che abbiamo fatto 2 gol all'andata, grazie Almada, grazie Almada. E quindi vediamo cosa becchiamo in semifinale. Ah, mica pizza e fichi, il Barcellona.
Ok ragazzi, ci siamo, è tutto pronto per la partita in casa contro il Barcellona. Tra l'altro eravamo a vedere la partita io e Talo e il Barcellona ha sbancato San Siro col gol di Ansu Fati. Quindi fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Vediamo anche se sarà titolare magari Ansu Fati in questa semifinale contro il Barcellona. Abbiamo fatto tanta fatica contro la Fiorentina, quindi proviamo a fare una partita diversa contro questo Barcellona. I giocatori sono anche un pochino stanchi, quindi io Greenwood magari lo farei riposare, mettiamo Pippo Franco titolare, Tomas si sta comunque riprendendo, diciamo così. Laird 86, anche lui non è male. Niente ragazzi, dai, non perdiamo altro tempo, andiamo a fare la prima partita a Macclesfield in casa nostra contro il Barcellona. Ovviamente andremo a vedere la rosa. Dai ragazzi, mi raccomando, vediamo se riesco a riconoscere qualche volto. I nostri tifosi sono venuti a supportarci. L'altra semifinale finale comunque Arsenal Atletico Madrid che ha battuto il Liverpool e Arsenal che ha battuto il Bayer Leverkusen, che era arrivato primo nel nostro girone, quindi saranno due squadre molto ostiche. Comunque questa è la nostra formazione, ormai la sapete meglio di me. Mason Greenwood partirà dalla panchina, copia l'attacco Regen di Messi e Regen di Cristiano Ronaldo, quindi i due migliori giocatori del mondo. Ok, qualche giocatore, no, come qualche, li conosco praticamente quasi tutti. Roberto Piccoli, numero 10 del Barça. Poi hanno Rashford, Dembélé, De Jong, Torreira, Umtiti, Jimenez, Tavares, Ter Stegen, Sterling. Qualcuno non lo conosco, ma devo dire che hanno un sacco di giovani fenomeni. E poi tra l'altro avete visto Roberto Piccoli, che è tipo il giocatore dell'Atalanta, ha preso la 10 di Leo Messi qua al Barcellona. Va bene, comunque hanno una squadra fantastica. Noi ovviamente dobbiamo partire come sempre, come sappiamo fare meglio. Qua Pippo Franco subito riesce a superare, attenzione Franco, il Regen di Messi. Sì, così subito. E anche qui ragazzi, non lo faccio esultare, il Regen di Cristiano Ronaldo che segna al Piemonte Calcio e il Regen di Messi che segna al Barcellona. Poi ditemi che è un caso ragazzi. Guardate qua Pippo Franco, tra l'altro come riesce ad andare via, è piccoletto ma appunto riesce a resistere alle cariche difensive e boom alle spalle di Ter Stegen, 1-0. Occhio Marcus Rashford, White sbaglia l'uscita, Turner anche in fase difensiva perché c'era De Jong che poteva andare alla conclusione. Attenzione Pippo Franco adesso a cercare Silva Duarte, il Regen di Cristiano Ronaldo per il 2-0. Silva Duarte, Ter Stegen immobile e contropiede con questa coppia di Regen. Siamo devastanti ragazzi. Pippo Franco per Silva Duarte al 22esimo minuto, 2-0 Macclesfield. Pippo Franco vero MVP del match ora come ora. Intanto anche il Gomes a cercare Alfie Turner, il nostro 99, guardate come se ne va via. Alfie Turner riesce a fare tutto bene, il pallone che resta lì. No, potevamo fare il 3-0, miracolo di Ter Stegen. Anche sul 2-0 non sembra essere una partita chiusa questa, quindi proviamo a fare il 3. Vinicius per Pippo Franco, madonna è scatenato sto giocatore oggi. Ancora Franco, Franco entra in aria, Franco di destro, ragazzi, ragazzi, ma che cavolo ha sto giocatore, ma che cavolo ha. Questa volta lo faccio anche esultare perché 3-0 al Barcellona in semifinale di Champions, al primo tempo poi, madonna. E finisce qui infatti la partita, vinciamo 3-0 in casa nostra e ovviamente siamo lì pronti per la finale. Però non mi sento di andare a simulare il ritorno come ho fatto col Piemonte Calcio, perché ho paura che il Barcellona simulando ci possa anche battere. Non dico 4-0, ma un bel 3-0 e poi vince i rigori. Può capitare su questo FIFA. Quindi ragazzi, andremo subito a giocare la partita di ritorno. Zaino in spalla, allacciate le cinture perché stiamo per andare a volare al Camp Nou. E il Barcellona è una squadra che ci ha dimostrato di essere capace di fare rimonte assurde come contro il Paris Saint-Germain. Occhio intanto a Ousmane Dembélé, subito il Barcellona. Oddio! Frankie de Jong! Non così ragazzi! No, così no, gol del Barcellona dopo 7 minuti, così no, non dovevamo per niente fare una roba del genere, perché adesso questi si gasano ragazzi, madonna mia. Greenwood, subito, Silva Duarte, Angel Gomez, subito, questo voglio da voi, questo dobbiamo far capire ragazzi. Subito il pareggio del nostro Macclesfield con Angel Gomez che si fa sempre trovare pronto e ha un ottimo tiro.
Cioè, veramente, guardate, boom! Una bella slecca lì. Per Stegen questa volta non prende niente. Subito il pareggio. E infatti, guardate, sbaglia il Barcellona perché non se lo aspettava un, come dire, un Macclesfield così anche fuori casa. E attenzione al regen di Ronaldo che sta per entrare in aria. Silva Duarte, tutto solo. Silva Duarte, il tiro! Rimpallato, ma ci siamo, ragazzi. Occhio intanto però al Rashford. No, qui ho sbagliato con l'Anglais. E infatti, gol del Barcellona al 21esimo, 2-1 Barça. Ho sbagliato con l'inglese, sono uscito male. Da quando skillano, ragazzi? Da quando skillano? Non me lo aspettavo, 2-1 Barcellona. Ma ci sta, perché in fondo è il Barcellona. Alfie Turner adesso contro Tavares. Prova ad andare alla finta, però Tavares ha preso bene il tempo. L'Anglais, non so come l'abbia preso quel pallone di faccia. Comunque potremmo partire in contropiede con Angel Gomez. Il ricetto di Cristiano Ronaldo, più veloce di tutti quanti. Chiudiamola, pareggiamola. Sì, qualificazione chiusa. Dai, pareggio fuori casa. Questi devono fare ancora un botto di gol per vincere. Ci sta, grandissimo il regen di Cristiano Ronaldo, contropiede finalizzato al top, poi lui è mancino, quindi sul secondo palo ho fatto un'imbucata pazzesca, due pari. Gomez si gira bene, Greenwood, si è fatto vedere poco ultimamente Greenwood, Angel Gomez! 3-2 anche al Camp Nou! Siamo in finale, ragazzi, dalla Serie D alla finale di Champions League. Dovrebbe finire da un momento all'altro. Forse ultima occasione per il Barça. Pallone nostro, buttiamola via. E il nostro Macclesfield vola in finale di Champions, ragazzi. Era abbastanza scontata comunque la qualificazione, però abbiamo avuto paura soprattutto un po' all'inizio. E adesso vediamo contro chi saremo in finale di Champions, ragazzi. Saremo contro l'Arsenal, che ha massacrato l'Atletico Madrid. Quindi una finale tutta inglese, Macclesfield-Arsenal. E adesso andiamo a vedere che squadra ha questo Arsenal per essere arrivato in finale. Allora, Premier League l'abbiamo vinta! Proprio sopra l'Arsenal, 98 punti, quindi la Premier League c'è. Andiamo adesso a simulare la partita di FA Cup contro il Liverpool. Mi ricorda qualcosa? Scrivetemi che cosa qua sotto nei commenti. Solo quelli che seguiranno il secondo canale risponderanno. Comunque dai, simuliamo anche questa partita di FA Cup. Vediamo se possiamo fare veramente il triplete. 5-0! Madonna mia! Doppietta di Greenwood, gol del regen di Cristiano Ronaldo, Turner e De Ligt. 5-0 in FA Cup, Liverpool schiantato al suolo. Quindi Premier League, FA Cup. E adesso ci manca la Champions League. Possiamo fare il triplete, ragazzi. Siamo in finale di Champions contro l'Arsenal, tra l'altro, che abbiamo anche battuto in campionato simulando. E adesso tocca a me. Mettiamogli la maglietta rossa. Finalmente possiamo fare uno scontro veramente degno di una finale di Champions League. Sono curiosissimo, ve lo giuro, di vedere la squadra dell'Arsenal. Ma adesso vediamo tutto con calma. Tutto pronto, finale di Champions League. Guardate quanti tifosi sono venuti. Tutti quelli che abbiamo racimolato dalla Serie D. Siamo all'Olympia Stadium. Macclesfield Arsenal. Una finale tutta inglese, come nella vita reale l'anno scorso Liverpool Tottenham. La nostra squadra viene comunque da dei successi importantissimi. Abbiamo vinto la FA Cup, abbiamo vinto il campionato. Guardate un pochino che girone comunque che ha avuto l'Arsenal. Ha battuto il Bayer Leverkusen, ha battuto l'Atletico Madrid. Quindi non è una squadra da sottovalutare, anche perché è arrivata seconda in Premier League, proprio dietro il nostro Macclesfield. La vittoria di questa Champions League vorrebbe dire, come vi ho già fatto vedere, triplete. E quindi sarebbe proprio la conclusione, la degna conclusione di una carriera che è nata dalla Serie D, ragazzi. Intravedo già un Davinson Sanchez o Black. Maitland Niles dovrebbe essere quello lì. Comunque adesso andiamo a vedere tutto con calma. Vediamo Fabinho, Maitland Niles o Black, McAllister, Pepe, Martinez, Vargas. Tanti giocatori che non conosco. Comunque ci siamo, lo stadio è gremito. Tutto pronto, Macclesfield, Arsenal. Andiamo a prenderci la vittoria della Champions League e la vittoria dello storico triplette. Almada subito per Vinicius, subito così. Vinicius! O Black para la rovesciata che non arriva. Turner, cos'è successo? Fallo in attacco, ma siamo subito demoniaci davanti. Cufré per Alexis McAllister, che imbuca Vargas.
per ora è fuori gioco l'esterno dell'Arsenal, l'esterno dei Gunners. Quindi adesso tocca a noi con Ferguson. Avanziamo molto bene. Oh, madonna, quanto è veloce sto Vargas. Occhio ad Alexis. Douglas Luiz. Pallone che rimane in aria. Lautaro Martinez. Il toro. Madonna mia, questi qua hanno un attaccante di tutto rispetto, ragazzi. Sta giocando decisamente bene. La sento come partita. È proprio una finale di Champions League questa, ragazzi. C'è tensione nell'aria e anche in campo. Attenzione ancora a Vargas. Il pallone che rimane lì. Madonna mia, White, il miracolo su Douglas Luiz. Va via, non facciamolo tirare però. Lautaro Martinez, il toro, ex Inter, Almada, in qualche modo si sacrifica. Vinicius Junior è anche lui abbastanza veloce da poter partire da solo, palla al piede. Vinicius Junior, più veloce di Douglas Luiz, ovviamente. Vinicius Junior, dai così ragazzi, qualcuno in mezzo. Vinicius, il pallone dentro per Angel Gomez! È sempre lui, è sempre lui, è sempre lui, Angel Gomez! Ma quanto segna! Ma che tiro ha questo giocatore? È un centrocampista, raga, ma segna sempre lui! 1-0 Macclesfield! I tifosi scatenati! Oblak che guarda al cielo, perché era tra l'altro un nostro giocatore. Guardate qui Vinicius Junior, che azione! E poi Angel Gomez, con un tiro al volo di collo pieno, lì, imprendibile per Oblak. Prima vera occasione per noi, non ce la siamo fatta sfuggire. E l'Arsenal adesso vediamo come reagirà. Qua Vinicius però scatenato in questa partita. Ancora lui per via centrali. Vinicius Junior aspetta magari Silva Duarte per un 1-2. Silva Duarte ancora per Angel Gomez. Può andare ancora al tiro! Madonna mia! Ma che è sto giocatore? Ma che è sto giocatore? Angel Gomez! E mi inchino a lui! Io mi posso solo inchinare! Che tiro ha, raga? Che tiro ha sto giocatore? Guardate qui, due tiri, due gol! Imprendibile! Imprendibile! Dove l'hai messa? Non ci sto credendo, ragazzi! Si sta avverando un sogno! Si sta avverando un sogno! Mancano 5 minuti alla fine della partita. L'Arsenal è completamente in palla, non riesce più a fare niente. Questa finale penso proprio che sia blu, come il nostro Macclesfield. Vediamo intanto Alfie Turner, il capitano, che supera Koufré in una velocità, in uno scatto demoniaco. Attenzione, Alfie Turner in mezzo a tutti. Alfie Turner, no! No, stava facendo il gol del secolo come sempre, ogni volta non riusciamo mai a farlo. Complimenti all'Arsenal, che è arrivato secondo in campionato e secondo in Champions League, perché ha incontrato sul suo cammino il nostro Macclesfield. Qui intanto Hill col suo 98. Andiamo a finire questa partita in bellezza con la tripletta di Angel Gomez. Toccala! Angel Gomez, rigore! Non è calcio di rigore, è calcio d'angolo. Vediamo se arriva sto 3-0. Pallone ancora lì. De Ligt, De Ligt! Niente da fare. Fischia arbitro, fischia arbitro! E siamo i campioni d'Europa! E siamo i campioni d'Europa! Il nostro Macclesfield, il triplete, è nella storia dalla Serie D, ragazzi. League 2, League 1, Championship, Premier League, Europa League, Champions League, triplete. Le abbiamo fatte veramente tutte. Questo Macclesfield è nella storia. Abbracciamoci e vogliamoci tanto bene, perché questa volta abbiamo veramente alzato la qualsiasi. No, no, ho lasciato... Chi è che ho lasciato capitano? De Ligt. Non mi dire che ho lasciato De Ligt capitano, no. Vabbè, fa niente, la volevo far alzare Alfie Turner. L'ho lasciato per sbaglio De Ligt capitano. Non me ne sono accorto, è lui il vero capitano, comunque Alfie Turner. Miglior giocatore in campo, devo essere sincero, però Angel Gomez ha fatto qualcosa di spaventoso. Comunque niente, l'alza De Ligt questa coppa, quindi De Ligt alza questa coppa. Olè! Campioni d'Europa! Madonna mia, che spettacolo questa serie, ragazzi. Questo era l'ultimo episodio, quindi col nostro Macclesfield non c'è più niente da portare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella e lasciate un bel mi piace. Intanto qua vogliamoci tutti tantissimo bene, perché abbiamo fatto veramente la storia. Seguitemi su Instagram e anche sul secondo canale, che ve lo lascio qua nelle schede. Da Z a voi tutto. Ciao ragazzi.